Incendio di cassonetti per la raccolta dei rifiuti. I carabinieri di Fano individuano il presunto piromane e lo denunciano alla Procura della Repubblica. Laboratori, incontri, arte di strada, musica e nuove tecnologie. Il porto di Fano si trasforma valorizzando la tradizione marinara grazie a una nuova app. Prenderanno vita anche i murales. Guardia medica in sofferenza, la regione intervenga. Marta Ruggeri incalza la giunta. C'è il rischio che il servizio a Fano e Mondolfo sia effettuato solo nel fine settimana. Al via i lavori di ristrutturazione nel sottopasso delle rane a Marotta di Mondolfo. L'intervento durerà più di un mese con modifiche alla viabilità. Dal manifesto di Bruno D'Arcevia alla settimana grassa, dai bozzetti dei carri al tesseramento, la macchina del carnevale e moto per gli eventi ludici e culturali, l'amor scortese è il titolo della nuova edizione. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli. I carabinieri della stazione di Fano, dopo serate indagini, hanno denunciato in stato di libertà un 39enne per una serie di incendi avvenuti nella città di Fano, ai danni dei cassonetti della raccolta differenziata. I roghi appiccati hanno distrutto in totale 4 cassonetti di Aset in via Lambruschini e Don Bosco lo scorso 11 gennaio, in via Dante Alighieri il 31 gennaio e da ultimo nella notte dell'8 febbraio in via Giacomo Cecconi. I militari, allertati dal personale di Aset, hanno individuato il 39enne presunto responsabile dei roghi e con precedenti di polizia risalenti al 2005 per fatti simili. L'uomo, residente a Fano e attenzionato da tempo dalle forze dell'ordine, è stato fermato subito dopo l'ultimo obiettivo colpito. Grazie agli accertamenti svolti dai carabinieri è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pesaro per il reato di danneggiamento seguito appunto da incendio. Il porto di Fano si trasforma grazie ad enti e associazioni che oggi hanno presentato il nuovo progetto studiato per rendere più bella e più attrattiva la zona mare. Anche i capannoni della tradizione marinara cambieranno volto con i murales che si animeranno mediante un'applicazione da scaricare sul proprio telefonino. Questa è la Fano che mi piace, è l'esclamazione del sindaco Massimo Seri pronunciata alla conferenza stampa di presentazione di Porto Futuro, il progetto dedicato alla zona portuale che cambierà volto grazie a un lavoro svolto in sinergia tra enti e associazioni della città, oltre alla regione. All'interno del mercato ittico è stata illustrata l'iniziativa che prevede una serie di incontri, arte di strada e nuove tecnologie. Ad esempio, nei mesi estivi, gli spazi del porto si animeranno con musica, spettacoli multimediali, laboratori scientifici, letture ad alta voce, presentazioni e racconti marinareschi. È un fermento culturale, ha commentato il primo cittadino, che coinvolge grandi e piccini e che valorizza la tradizione marinara attraverso un percorso che stiamo svelando giorno dopo giorno. Gli interventi di riqualificazione sul lungomare, collegati anche al waterfront, sono degli attrattori economici, ha detto Seri, che sfruttano l'innovazione ma con lo sguardo rivolto al passato. Ad annunciare il progetto l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. Riguarda proprio delle opere di street art sugli edifici privati di alcune imprese, diciamo, del nostro porto, ma anche di carattere partecipativo, proprio perché vedrà la partecipazione di tutta la città, dai bambini alle imprese, alle associazioni, ma anche agli anziani marinai che potranno proprio raccontare quella che è la loro storia. Parallelamente a questo, proprio per festeggiare quello che è un'opera di comunità, quindi di tutta la città, ci saranno poi dei momenti di block party, così vengono chiamati dai giovani, ma di festa che si svilupperanno per bambini, per giovani, con della musica che sarà proprio in questo spazio, proprio per far sì che ci sia una riappropriazione degli spazi, una riappropriazione sociale di quella che è una città in tutto il suo splendore. Porto Futuro nasce quindi con l'obiettivo di lavorare affinché il porto di Fano possa diventare un cuore pulsante della città, trasformandolo in un polo creativo delle nuove arti sperimentali. Le attività legate al progetto inizieranno già da questo mese. Iniziamo un corso di realtà aumentata con il liceo scientifico, una serie di laboratori con i bambini, con l'associazione dei pescatori e con tutte le attività anche coinvolte del porto, che ci porteranno alla definizione di un dossier. Questo dossier poi verrà affidato agli street artist, che dovranno comporre dei bozzetti in base al dossier. Questi bozzetti poi verranno valutati da una giuria e il vincitore poi verrà invitato a Fano a dipingere il murales. Opere d'arte però innovative, quale sarà la loro caratteristica? Allora, la caratteristica è che noi andremo ad attivare il murales che faremo attraverso la realtà aumentata, quindi poi prima di quest'estate faremo un'app
che le persone potranno scaricare e puntando con il telefonino il murales si animerà. E la cosa interessante è che andando a lavorare in digitale possiamo anche cambiare ad esempio ogni mese quello che possono vedere, quindi il murales rimarrà sempre quello, verrà dipinto, ma in digitale possiamo andare a lavorare su diverse forme, diverse animazioni. Questa è soltanto la prima fase del progetto che poi proseguirà nei prossimi anni. Esatto, infatti il progetto avrà la luce quest'anno nei mesi di maggio e poi si svilupperà anche nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Ma l'obiettivo è quello di riqualificare non solo le due facciate che verranno realizzate in maggio di fronte al mercato ittico qui del porto di Fano, ma anche tutta la parte posteriore dei capannoni del porto, la strada che praticamente porta verso la capitaneria. È una strada che è dimenticata per i fanesi. Quindi noi attraverso il riabbellimento di queste facciate dei capannoni, grazie ai concessionari di questi capannoni del porto, faremo sì che la strada riavrà nuova luce e nuova importanza sia per i fanesi che per i turisti. Segnali di allarme dal servizio di guardia medica a Fano e Mondolfo, in forte carenza di personale. C'è il rischio che l'attività di assistenza sia svolta soltanto nel fine settimana, a partire dal prossimo 1 marzo. La capogruppo consigliare dei 5 Stelle, Marta Ruggeri, sollecita dunque la Regione a intervenire con urgenza, invitando la Giunta a chiarire in quale modo intenda garantire nelle due città un servizio ritenuto così importante. Infatti, secondo quanto anticipato da fonti di stampa, a partire dal prossimo mese resterebbero in servizio solo 4 medici della continuità assistenziale, più un altro con incarico di 12 ore, su un organico ottimale di 13 operatori. La situazione, prosegue Ruggeri, non deve sorprendere. Già da tempo sul tavolo della sanità marchigiana il tema della disparità economica ai danni delle guardie mediche, però al momento la Regione ha fatto ben poco per evitare che numerosi medici in servizio si orientassero verso attività più remunerative. Cambio al vertice della sottosezione della Polizia Stradale di Fano. Dal 4 febbraio l'ispettore della Polizia di Stato Andrea Pierleoni è il nuovo comandante. Ieri mattina il dirigente del compartimento Polstrada Marche e il dirigente della sezione di Pesaro sono stati ricevuti dal questore di Pesaro Urbino Michele Todisco, cui è stato presentato il nuovo comandante della sottosezione fanese, che con la sua competenza estesa sul tratto nord della 14 da Cattolica ad Ancona riveste un'importanza strategica per la specialità. L'ispettore Pierleoni vanta un ricco curriculum formativo e un importante percorso professionale maturato in oltre 22 anni di servizio, di cui 17 nella Polizia Stradale, prima nella sezione di Bologna e poi a Fano. L'ultima sede di servizio è stata il commissariato di Polizia di Fano, dove è arrivato a seguito della progressione in carriera e dove ha ricoperto diversi incarichi come responsabile di uffici. Ci spostiamo a Marotta di Mondolfo, dove sono iniziati i lavori di ristrutturazione nel sottopasso delle rane. L'intervento durerà più di un mese e prevede delle modifiche alla viabilità. Cantiere allestito e lavori avviati. Il sottopasso delle rane a Marotta Nord sarà oggetto di un importante intervento strutturale che durerà oltre un mese e comporterà delle variazioni alla viabilità con la chiusura per almeno 40 giorni del sottopasso e della strada adiacente. L'operazione si è resa necessaria anche in vista della stagione estiva a causa di un incidente stradale avvenuto lo scorso anno quando un camion in transito adibito al trasporto merci urtò il ponte provocando una lesione ad una trave di sostegno. A spiegare le modifiche alla circolazione è il sindaco Nicola Barbieri. Iniziamo questi lavori che sono fondamentali per migliorare la sicurezza del sottopasso delle rane, lavori che prevedono tempistiche abbastanza lunghe di circa 40 giorni, in questo periodo cambieremo la viabilità, quindi chi vorrà accedere nella zona nord di Marotta lo dovrà fare percorrendo il vicino sottopasso di Ponte Sasso e abbiamo predisposto il doppio senso di marcia sul lungomare Fadibruno per permettere appunto l'accesso dei residenti dalla zona nord e il doppio senso anche su via Damiano Chiesa proprio per permettere ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni. Sono lavori che creeranno dei disagi ma sono fondamentali appunto per migliorare la fruibilità del sottopasso.
Anche il sindaco Massimo Seri aderisce all'iniziativa dell'ANCI Luci spente nei comuni. La città di Fano giovedì 10 febbraio spegnerà dalle 20 alle 20:30 l'illuminazione di due monumenti, il Pincio e le Mura della Mandria, contro il caro bollette. Anche io, ha spiegato Seri, mi unisco a questa campagna del presidente De Caro contro i rincari che provocano conseguenze devastanti sui bilanci comunali e di conseguenza sull'erogazione dei servizi alla comunità e sull'economia dei cittadini. L'ANCI stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro su una spesa complessiva annua per l'energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. Mi auguro che con questa presa di posizione, conclude Seri, si comprendano quelli che sono i rischi a cui andremo incontro qualora non si assuma una decisione per coprire almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi. Si terrà a Cagli domani alle ore 17 presso l'azienda agricola Nucci Valerio e Gianmarco il seminario di presentazione del bando relativo alla sottomisura 4.1, sostegno e investimenti nelle aziende agricole. Il bando, rivolto ad imprenditori singoli e associati, mette a disposizione fondi con l'obiettivo di promuovere investimenti migliorativi della struttura produttiva. Infatti, grazie al PSR Marche, diventa possibile costruire o ristrutturare fabbricati, impianti e ricoveri, acquistare attrezzature macchinari, realizzare opere di miglioramento fondiario. La misura, ha spiegato l'assessore Mirko Carloni, mette a disposizione 30 milioni di euro. Un'impresa agricola più moderna affronta meglio la concorrenza dei mercati, può diventare più efficiente sul versante energetico, produrre in modo più sostenibile e garantire una maggiore sicurezza sul lavoro a chi quotidianamente è impegnato nella coltivazione e nell'allevamento. Cambiamo argomento, il Carnevale di Fano non si ferma e presenta gli eventi e le novità dell'edizione 2022 intitolata L'amor scortese, dal manifesto di Bruno d'Arcevia alla settimana grassa, dai nuovi carri al tesseramento. Si parte venerdì 18 febbraio con il volume dedicato ai maestri carristi. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Se non fosse per la situazione attuale, tra 4 giorni la nostra città sarebbe stata pronta a vivere il periodo del carnevale. Carri allegorici, mascherate, il getto di dolciumi e tanto divertimento. Ma niente di tutto ciò. Anche per questo 2022 l'ente carnevalesca ha pensato di riadattare la manifestazione concentrandosi nelle date che vanno dal 18 febbraio al 1 marzo con un programma light che spazia con la presentazione di libri, mostre, cene a tema e il ritorno del carnevale in sup. La settimana grassa si apre venerdì prossimo, il 18, con la presentazione del libro sui giovani maestri carristi di Raffaella Manna e Silvano Clappis. Giovedì grasso, il 24, abbiamo l'ufficialità, lo scambio dei poteri tra il sindaco Massimo Seri e il sindaco del Carnevale, che quest'anno, interpretato da Marco Guidi, è uno strampalato cupido. Venerdì ci sarà la presentazione di questa grande mostra sul maestro Pierluigi Piccinetti. Gli appuntamenti seguiranno poi sabato con una cena con delitto e domenica alle 11:30 dalla tensostruttura del Lido l'avvio del carnevale in sup. A seguire visite guidate ai capannoni e un momento dedicato alla presentazione del carro allegorico dei ragazzi del Nolfi Apolloni alle 17:30 che sfilerà da Piazza Costanzi fino a Piazza 20 Settembre. Per chiudere martedì grasso con una cerimonia appunto di chiusura della settimana grassa, che però non svelo perché è una sorpresa. Per aspettare la manifestazione vera e propria, con il coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie, dovremo aspettare il 4 e il 5 giugno, mentre per ritornare a vedere i carri allegorici realizzati dai maestri carristi, il periodo di Ferragosto, con 3 date in programma il 13, 14 e 15 agosto. Tra le novità, presentate questa mattina in conferenza stampa, anche il nuovo manifesto d'autore, quest'anno realizzato dal pittore marchigiano Bruno d'Arcevia, dal titolo L'amore scortese non è ciò che sembra, non è come appare. Questa donna, questa dea Fortuna, con in mano una mascherina, quindi rappresentante un po' l'amor cortese, che è stata imbrattata da una mano esterna per renderla scortese, quasi a voler fare un dispetto. Quindi l'amor scortese non ha niente a che vedere con la violenza, ha semplicemente a che vedere con lo scherzo, con il dispetto. Negli hotel a 5 star.
Già da oggi è partito il tesseramento per l'anno 2022 della Carnevalesca con scontistiche e agevolazioni, mentre i maestri carristi sono al lavoro nella realizzazione di nuovi bozzetti per alcuni carri allegorici. L'importanza di mostrare la creatività fanese anche in questo periodo, mantenere in vita la macchina organizzativa e pensare a ritornare al grande carnevale che conosciamo nel 2023. A dare supporto e a credere fortemente nella manifestazione, la Regione Marche. È un evento che è in grado non solo di esprimere le nostre tradizioni, i nostri valori, il lavoro di questo territorio, ma che sa destagionalizzare il turismo. E allora a dicembre abbiamo deciso di premiare quegli eventi che riescono a raggiungere questo obiettivo con un bando che riconosce il Carnevale di Fano ai vertici di questa classifica, il che corrisponde anche a un contributo che è aumentato rispetto al passato, perché questa è una tradizione non solo che non deve morire, ma che si deve sviluppare ancora di più nel futuro. E vi annuncio che l'ospite di Primo Cittadino, che torna lunedì subito dopo il nostro telegiornale Occhio alla Notizia, sarà il sindaco di Fano Massimo Seri. Su questo cartello, come sempre, vedete i numeri di telefono di riferimento. Il 338-4968-250 è quello dedicato anche alle vostre segnalazioni, per noi sempre fondamentali, anche per l'edizione del telegiornale della sera. Grazie per averci seguito. L'informazione torna domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti, che leggerà insieme a voi i quotidiani. Buona serata a tutti.